sia unanimemente convenuto richiedere un rinvio a non prima dell'ultima settimana di settembre dell'esame della proposta di legge numero 913 abbinata in materia di istituzione e disciplina del registro nazionale dei tumori, previsto nel vigente calendario dei lavori a partire dal lunedì prossimo 1 agosto. L'esame di tale provvedimento non sarà pertanto iscritto all'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana. Avverto inoltre che all'ordine del giorno della seduta di mercoledì 3 agosto alle ore 16:15 sarà iscritta un'informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sullo stato del sistema bancario italiano, con particolare riferimento alla situazione nel Monte dei Paschi di Siena. Ora abbiamo qualche intervento di fine seduta, onorevole Giuditta Pini, che si intende a questo punto abbia rinunciato, onorevole Brugnerotto. Anche lui ha rinunciato. Onorevole Pannarale, che invece c'è, prego. Sì, grazie Presidente. Nella giornata di ieri ci sono stati migliaia di docenti che attendevano gli esiti delle procedure di mobilità interprovinciale, sia i docenti della scuola dell'infanzia sia quelli della scuola primaria. Peraltro il termine del 26 luglio era già un secondo rinvio rispetto al primo del 23 luglio. In tutta la giornata di ieri, non soltanto non c'è stata nessuna pubblicazione di questi esiti, ma il MIUR non ha ritenuto di pubblicare sul proprio sito neanche una parola che giustificasse questa mancata pubblicazione. Soltanto oggi è stato pubblicato uno scarno comunicato che rinvia di altri 3 giorni per i docenti della scuola primaria la pubblicazione di questi esiti della mobilità e che parla di generiche scuole. Scuse per il ritardo di ieri, come se un ministero non avesse la responsabilità di dover esplicitare immediatamente il ritardo e di dover anche rendere note le ragioni di queste disfunzioni. Peraltro ci risulta che gli stessi docenti dell'infanzia che avrebbero dovuto ricevere questa comunicazione nella giornata di oggi stanno ricevendo delle mail che non riportano l'indicazione delle sedi. Allora, Presidente, è un comportamento che riteniamo inammissibile ed è inammissibile perché si tratta non di informazioni burocratiche, si tratta in realtà di informazioni che hanno a che fare con la vita delle persone, cioè conoscere, sapere dove si andrà a lavorare, sapere dove bisognerà spostare la propria famiglia, come si modificherà il proprio progetto di vita, è un qualcosa che ha a che fare con la vita delle persone. Peraltro voglio ricordare che la 107 prevedeva per le fasi B e le fasi C del piano assunzionale straordinario una mobilità interprovinciale su tutto il territorio nazionale, fino ai 100 ambiti e fino alle 100 province. Allora, chiudo, Presidente, le disfunzioni, le irregolarità, le inefficienze, le incapacità sono ormai all'ordine del giorno dell'operato del Ministero dell'Istruzione. Io mi auguro che non ci siano altri rinvii, mi auguro che vengano rispettati i termini dei 3 giorni per la scuola primaria e anche quelli successivi di agosto per la scuola secondaria di primo e secondo grado. La dignità dei docenti credo che sia stata calpestata fin troppo ormai in questo Paese. Grazie. La ringrazio, onorevole Pannalale. Ovviamente quanto da lei detto resta agli atti dell'Assemblea, poi in più se si vuole procedere con un atto di sindacato ispettivo e sollecitarlo, la Presidenza chiaramente si farà parte dirigente in questo. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 29 luglio 2016, ore 9:30, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta.